Siamo con coach Gianfranco Milano e Serena Zingaro, MVP della partita. Ma come sentivo, coach, per cavalleria parto da Serena. Come sentivo dire da te alle tue compagne, ai tuoi tifosi, è un premio per la squadra. Questo è il tuo MVP, perché davvero oggi siete state tutte fantastiche. Assolutamente, secondo me è un premio simbolico, va benissimo, sono contentissima. È un premio simbolico perché mentalmente è stata una partita verso il finale di set molto impegnativa e diciamo che come ha tirato fuori le castagne dal fuoco Bracchi in alcuni momenti, alcune difese di Ilaria, alcuni salvataggi di tutta la squadra, insomma è stata una vera e propria prova corale, che era un po' la cosa che ci aveva chiesto il coach. Al di là del primo set che è andato un po' più liscio, del secondo che ci siamo fatte prendere, sono stati gli ultimi due, insomma, più tesi, dove siamo state più brave alla fine, seppur magari non così lisci come il primo, a far valere un po' il nostro carattere, e secondo me oggi è venuto fuori molto bene. Tre punti dovevano essere con Club Italia, tre punti dovevano essere con Montale, anche se con due partite leggermente diverse, soprattutto nel terzo set, coach, da 18-8, per lo spettacolo avete fatto tornare le avversarie sul 23-22 per loro. Sì, sì, beh, possiamo dire in maniera così scherzosa che una delle nostre mission è quella di creare emozioni. Penso che sul 18-8 l'unico modo per creare ulteriori emozioni era riaprire il set. Ovviamente scherzo, perché sicuramente non è stato voluto, anzi è rischiosissimo. Abbiamo messo in discussione un set portato quasi a casa e, come al solito, se non fai il 25esimo punto non è detto che sia così. E niente, abbiamo avuto questo calo e abbiamo perso un po' di consistenza, ecco. Loro hanno giocato tutte le carte che avevano rischiando, ci hanno messo in difficoltà e non siamo stati bravi a sfruttare i momenti finali. E quando sei punto a punto basta niente, ecco, un piccolo errore, una piccola distrazione ed è andata così, per cui bene sia il terzo che il quarto set giocato in quella maniera. Siamo stati bravi perché poi l'aiuto del pubblico ci ha entusiasmato ulteriormente. Davvero abbiamo fatto una grande prestazione finale soprattutto. Ormai i tuoi colpi sono da me soprannominati le zingarate, ovviamente prendo spunto dal tuo cognome. Due soprattutto, uno quello che riesci ad appoggiare la palla sul muro per poi rigiocarla ed avere un po' più spazio, e due alcuni colpi che la difesa non si aspetta e tu puntualmente fai cadere a terra. Ma allora, diciamo che per una volta faccio valere la mia esperienza, li ho rodati negli anni e a volte escono, a volte escono un po' meno, però insomma cerco di crearmi un po' la sicurezza in questo modo quando magari non riesco a uscire di potenza, semplicemente. Diciamo che riesce anche abbastanza bene. Coach, prossima partita contro una delle squadre più forti, Busto Arsizio, in trasferta. Qui in casa ricordo un 3-2 in rimonta loro, peccato perché erano punti che avrebbero fatto comodo per la classifica. Comunque si va con uno spirito sicuramente positivo e con il vento in poppa, come abbiamo detto in telecronaca. Beh sì, queste due partite hanno un'origine simile. Abbiamo vissuto due settimane complicate per tanti motivi, quindi era davvero, non dico un terno al lotto, ma dovevamo mettere tantissima energia per poter sopperire a quello che sono state le difficoltà delle due settimane vissute. Col Club Italia non è sembrato assolutamente così, invece c'erano state, questa settimana altrettanto, quindi davvero bravi a fare questo. Qui adesso abbiamo questa settimana, chiamiamola di riposo perché sicuramente lo sarà per alcuni aspetti, però continueremo a lavorare su quelle che possono essere le situazioni che non sono andate bene finora, e ci prepareremo al Tour de Force che comincerà proprio sabato a Busto Arsizio, mercoledì in casa contro Sassuolo in casa nostra, e il sabato successivo andremo a giocare a Cremona. Quindi tre partite dove bisogna arrivare con tante energie, e a sentire un po' tutti quanti è una settimana d'inferno perché non hai tempo per recuperare. Poi noi abbiamo un giorno in meno considerando sabato, e quindi dovremo prepararci benissimo perché è un'altra occasione per fare punti, per restare agganciati al famoso sesto vagone del treno che porta su alla pool promozione, e che è il nostro sogno al momento fino alla fine di questa prima fase. Bocca al lupo, coach, buon lavoro e grazie Serena.